Allora, oggi introduciamo il concetto di multipolo e poi, come vedremo, il concetto di doppio bipolo, su cui poi ci soffermeremo più a lungo. Chiaramente il multipolo è l'estensione del concetto di bipolo. Qualora noi fossimo interessati a caratterizzare il comportamento di un componente, non più ad una coppia di morsetti, ma genericamente rispetto ad n morsetti. Ci sono componenti che hanno naturalmente più di due morsetti, ad esempio i transistor, che ne hanno tre. Ci sono componenti che possono avere tanti morsetti. Noi vogliamo caratterizzarli ai capi di n morsetti. Pensate per esempio ai circuiti integrati con tutti i piedini con cui si integrano in una scheda, ad esempio. E allora, da questo punto di vista, cos'è concettualmente un multipolo? È un componente nel quale sono individuati non due morsetti, ma n morsetti. Come per il bipolo, noi non siamo interessati a capire in questa fase cosa c'è dentro. Cosa c'è dentro ci verrà in qualche modo imposto in modo implicito dalla caratteristica che legherà, come al solito, le grandezze terminali. Ovviamente in un multipolo o in un n-polo, se lo volete chiamare così, possiamo definire ad esempio n correnti. Immaginate di orientare per esempio tutte le correnti entranti . La prima cosa che salta agli occhi è che n correnti non potranno essere indipendenti, perché se orientate n correnti così, dal punto di vista concettuale è come se qui ci fosse un nodo. Diciamo la giustificazione teorica un po' più complessa, vi sto semplificando rendendovela intuitiva. Immaginate che lì ci sia un nodo, è ovvio che la somma di queste correnti deve essere zero, quindi se io ho un n polo posso assegnare n-1 correnti. Applicando Kirchhoff, la somma di tutte queste correnti deve essere zero. Del resto lo abbiamo già visto in un doppio bipolo. In un bipolo in cui ci sono due poli, quante correnti assegniamo? Una corrente. Quindi il numero di correnti indipendenti che assegnate per un componente è uguale al numero dei morsetti meno uno. Per il bipolo ne assegnate una sola, per un tripolo ne assegnerete due, e così via. Tipicamente questi oggetti si caratterizzano con un legame che non è tensione corrente, ma è un legame tra i potenziali associati ai nodi, potenziali elettrici e con 1, e con 2, e con 3, e con K, e le correnti stesse. E quindi il legame che c'è tra potenziali e correnti è la caratteristica di questo multipolo. Anche per i potenziali elettrici sono n, ma in realtà uno può essere definito posto a riferimento. Quindi in realtà anche qui uno di questi morsetti ha potenziale nullo, tutti gli altri saranno potenziali incogniti, quindi avete n-1 correnti incognite, n-1 potenziali incognite. Il legame tra correnti e potenziali caratterizza questo
e Nepolo. Sugli Enneboli più di questo non intendo dirvi, perché voglio passare direttamente a una particolare classe di Ennepolo. Quindi l'Ennepolo è un oggetto a n morsetti con n-1 correnti indipendenti e n-1 potenziali, e ci sarà un legame tra queste correnti e questi potenziali. Voglio però passare direttamente a una particolare classe di quadrupoli, quindi stiamo parlando di n-poli con 4 morsetti. Che chiameremo doppi bipoli. Perché? Perché in questi oggetti noi cerchiamo una caratteristica imponendo particolari condizioni sulle correnti. Io in generale, se ho un quadrupolo, posso individuare 4 morsetti, e per quello che ci siamo detti prima posso individuare 4 correnti, di cui però una è funzione delle altre 3. Ok? Se io introduco un componente a 4 morsetti e lo alimento in modo tale che le correnti siano, non abbiano una relazione tra di loro, se non quell'unica relazione di bilancio che ci chiede Kirchhoff, allora questo non è un doppio bipolo ma è un quadrupolo. Quando è che un quadrupolo diventa doppio bipolo? Ok? Cioè voi potete avere la icon 1 tranquillamente diversa da meno icon 2. L'importante è che si garantisca il rispetto di questa legge di bilancio. Quando è che un quadrupolo diventa doppio bipolo? Quando o perché o per sua costituzione interna, quando andremo a vedere come è fatto dentro, o per il modo con cui lo colleghiamo all'esterno, quindi poi vedremo chi è che impone questa condizione. Per ora parliamo di quale condizione lo rende doppio bipolo. La condizione che lo rende doppio bipolo è la seguente: le correnti I1, I2, I3, I4 non sono arbitrarie, ma sono uguali a coppie. In altre parole, voi avete una coppia di morsetti che chiamerò 1 e 1 primo. Questo è un quadrupolo. E questo è un doppio bipolo. Vedete, voi avete due coppie di morsetti, non sono più 4 morsetti indipendenti. Una prima coppia la chiamiamo 1-1 primo, la possiamo anche chiamare A e B, non è il modo di chiamarla che fa il doppio bipolo. Cos'è che fa il doppio bipolo? La condizione, vedete, è che la corrente che entra in uno è uguale a quella che esce dall'altro. Quindi non avete più una corrente potenzialmente diversa. La corrente che fluisce qua deve tornare col verso opposto dall'altro morsetto, e lo stesso accade per l'altra coppia di morsetti. Perché si chiamano doppi bipoli? Perché vedete, questa è proprio la condizione di un bipolo. Se fossero due morsetti di un bipolo, noi troveremmo che la corrente entrante a un morsetto è uguale a quella uscente dall'altro morsetto. Quindi è come se a sinistra avessimo un bipolo, a destra avessimo un altro bipolo dal punto di vista delle proprietà delle correnti. Poi questo oggetto, come vedremo, non è un bipolo, non è uguale ad una coppia di bipoli, perché la coppia di bipoli sarebbero indipendenti, invece qui quello che succede a questi morsetti dipenderà anche dagli altri morsetti. Ma dal punto di vista delle proprietà delle correnti è come se voi aveste le stesse situazioni di due bipoli.
concettualmente, quando introducete a questo punto le tensioni che introduciamo in un doppio bipolo sono le tensioni sulle due coppie di morsetti 1 e 2, e cioè la tensione di 1' rispetto a 1. Anche qui è come se aveste un bipolo per le tensioni, cioè come se quella coppia di morsetti fosse la coppia di morsetti di un bipolo, e quindi voi che tensione scegliete? Scegliete la tensione che è la differenza dei potenziali dei due morsetti. Questo non è banale. Io potrei anche prendere un quadrupolo e invece di scegliere V1 e V2 mi scelgo questa tensione qui. Chi me lo impedisce? Ok? Se scelgo questa tensione ho una caratterizzazione che non è quella del doppio bipolo. Cioè io la tensione la posso prendere fra due morsetti qualsiasi dei quattro che ho a disposizione, così come le correnti possono essere qualsiasi. Quindi se io sulle correnti adotto o impongo questa condizione e le tensioni me le vado a prendere tra i morsetti che sono accoppiati dalle correnti, quindi tra 1 e 1 primo e tra 2 e 2 primo, allora il quadrupolo diventa doppio bipolo. Diventa doppio bipolo intanto perché, come vi dicevo, se vi limitate a guardare la coppia di morsetti succede esattamente quello che succede in un bipolo, cioè avete corrente unica e tensione definita tra i morsetti in maniera univoca. Ok, quindi ci ricorda esattamente quello che accade per un bipolo. Questo tipo di configurazione viene anche chiamato porta, quindi la coppia 1-1 primo costituisce una porta del circuito, la coppia 2-2 primo costituisce un'altra porta del circuito, e quindi questo oggetto qua si chiama due porte. Se consultate qualche testo inglese di teoria dei circuiti non troverete mai doppio bipolo, ma questo oggetto viene indicato come, proprio come due porte, intendendo che la posizione 1 rappresenta una porta tipicamente di ingresso di una rete che farà qualcosa e vi fornirà in uscita una risposta. Quando parleremo fra poco di trasformatori, questa sarà chiamata porta di primario, questa porta di secondario. In ogni caso, vi sto già facendo prefigurare a cosa serve la teoria dei doppi bipoli. Serve a studiarci dei sistemi elettrici in cui voi individuate un flusso. Immaginate di dover studiare tutto il sistema elettrico che ne so, dall'antenna porta il segnale al vostro televisore, quindi avrete il cavo elettrico, il decoder, eccetera eccetera, fino all'ultimo stadio del vostro televisore. Dal punto di vista concettuale avete un sistema a blocchi, cui il segnale parte da qualche parte, poi c'è un blocco che fa il trasporto, un blocco che fa la decodifica, un altro blocco farà l'amplificazione, un altro blocco farà una conversione. Ciascuno di questi blocchi, dal punto di vista concettuale, è un sistema ingresso-uscita che farà quello che farà. Quindi concettualmente i doppi bipoli ci aiuteranno a capire come studiare un circuito in cui voi avete un punto di accesso e un punto di arrivo, e quindi siete interessati a capire l'intera catena come funziona, ma siete anche interessati a sapere il modulo specifico cosa fa, perché magari nella nostra analisi o nel vostro progetto volete intervenire sull'amplificazione, quindi non volete rimettere in discussione tutto il sistema, ma vi concentrate sul blocco che vi fa quel tipo di operazione. Quindi il doppio bipolo va in questa direzione, ecco perché si chiamano anche porte. Bene, concettualmente cosa fa un doppio bipolo? Cosa c'ha di diverso rispetto a due bipoli? Se io andassi a inserire negli stessi morsetti due bipoli nelle stesse posizioni, 1 e 1 primo e 2 e 2 primo, quali che siano i bipoli, io avrei le stesse, abbiamo detto, proprietà in termini di
scusate, una stessa configurazione in termini di corrente e di tensione. Qual è la differenza tra un doppio bipolo e due bipoli? La differenza è che nei due bipoli, per definizione di bipolo, I1 dipende solo da V1 e I2 dipende solo da V2. Caratteristica del bipolo. Quindi io scriverò una funzione che lega I1 e V1, caratteristica del bipolo 1, e scriverò un'altra funzione che lega I2 e V2. Cosa accade invece nel doppio bipolo? Nel doppio bipolo accade che ci sarà una funzione V1 supponiamo per esempio di voler calcolare le tensioni, ci sarà, usiamo un'altra lettera, una funzione, chiamiamola G, che lega la tensione V1 ad entrambe le correnti, I1 e I2. Un'altra funzione che lega la tensione V2 ad entrambe le correnti. Cioè, l'unica cosa in comune che hanno con i bipoli è la configurazione di corrente e di tensioni, ma poi un bipolo vero avrebbe un legame tensione-corrente indipendente dal resto. Invece un doppio bipolo non potete esprimere il legame tra V1 e I1, ma ci vorrà almeno un'altra variabile dell'altra porta. Come vedremo, o esprimeremo le tensioni in funzione di entrambe le correnti, oppure le correnti in funzione di entrambe le tensioni, oppure potremmo esprimere la tensione V1 in funzione della corrente I1 e della tensione V2. In ogni caso, il principio è quello che succede alla porta 1 dipende anche dalla porta 2 e viceversa. Quindi c'è un accoppiamento tra ingresso e uscita. Questa è la novità. Se non ci fosse questo accoppiamento, ci troveremmo di fronte a due bipoli e non a un doppio bipolo. Bene, per farvi capire un po' meglio di cosa stiamo parlando, vi introduco direttamente i doppi bipoli resistivi, cioè doppi bipoli al cui interno ci sono solo resistori lineari. Il doppio bipolo può contenere al suo interno qualunque componente, anche i generatori. Partiamo da quelli più semplici. Supponiamo che all'interno di quella scatoletta ci siano soli resistori lineari. E vediamo come si possono caratterizzare. Quindi, doppi bipoli resistivi e lineari. All'interno ci sono dei resistori. Non sappiamo chi siano, non sappiamo come sono montati, sappiamo solo che sono resistori lineari. Se i resistori sono lineari, il doppio bipolo sarà lineare. E quindi, andando ad introdurre correnti e tensioni secondo lo schema del doppio bipolo, intanto io introduco che cosa? Un orientamento per i versi. Quindi, se io oriento tensioni e correnti in questo modo, che tipo di convenzione ho adottato sulla porta 1 e sulla porta 2? Quella dell'utilizzatore o quella del generatore? Adesso non è così semplice capirlo. Però se fate riferimento a questa figura qui, vedete, confrontate questa configurazione con questa. Cosa dovete guardare? La tensione V1 punta al nodo 1 e la corrente come entrante rispetto al nodo 1, cioè dal nodo 1 entra nel bipolo.
Quindi la convenzione che stiamo adottando qui è quella dell'utilizzatore. Non dovete guardare a sinistra, dovete guardare a destra, che il doppio bipolo sta qui. Quindi rispetto alla destra, la configurazione delle correnti di tensione è esattamente uguale a questa, cioè quella dell'utilizzatore. Quindi se adottiamo questa configurazione, in realtà stiamo adottando la convenzione dell'utilizzatore sul doppio bipolo. Ma questo poi lo impareremo a vedere negli esercizi. Quindi, se io adotto la convenzione dell'utilizzatore, voglio ricavare il legame tra tensioni e correnti. Se il sistema è, come nel nostro caso, resistivo lineare, il legame tra tensione e correnti seguirà una sorta di legge di Ohm generalizzata, e cioè sarà sempre R per I. Stavolta però non ho solo R1 per I1, ma avrò una combinazione di due contributi. Avrò una R11 che moltiplica I con 1 e una R12 che moltiplica I con 2, cioè io dovrò, secondo la mia teoria, portare in conto gli effetti sulla tensione d'ingresso sia della corrente d'ingresso che di quella di uscita. Adesso, se il sistema è resistivo lineare, il legame che c'è tra corrente e tensione è V uguale R per I, quindi c'era un coefficiente di resistenza che moltiplicherà il primo contributo, I con 1, e un altro coefficiente che moltiplicherà il secondo. Analogamente V con 2 sarà R21 I con 1 più R22 I con 2. Questo tipo di caratterizzazione si chiama caratterizzazione in termini di matrice di resistenza. Perché matrice? E perché banalmente, se voi introducete il vettore delle tensioni, vettore colonna delle tensioni, il sistema che vi ho introdotto non è altro che il risultato di un prodotto matrice per vettore tra una matrice di resistenza e il vettore colonna delle correnti, uguagliato al vettore colonna delle tensioni. Ricordiamoci la regola del prodotto tra matrici, riga per colonna. Ok? E quindi quello che ho scritto non è altro che, vedete, la legge di Ohm, scritta sotto forma matriciale. Cioè sto ancora scrivendo V uguale R per I, solo che stavolta V non è uno scalare, non è la tensione del resistore, ma un vettore di tensioni. I è il vettore di correnti, R è la matrice. Quindi questo tipo di rappresentazione del doppio bipolo è la generalizzazione della legge di Ohm ad un caso in cui non c'è più una sola porta, ma ce ne sono eventualmente n. Qui ce ne sono due, ma immaginate un m porte, ciascuno delle quali avrà una coppia di correnti e di tensioni configurate in questo modo. Alla fine, formalmente, troverete sempre la legge di Ohm, solo che troverete V1, V2, V3, V4, eccetera, eccetera. Se avete, che ne so, 5 porte, avrete una matrice 5x5 e poi 5 correnti. Quindi è sempre V uguale R per I. Ovviamente, se il doppio bipolo, nel caso limite in cui le porte diventano una, questa diventa, da una matrice diventa solo elemento R11, e quindi torniamo al caso che abbiamo studiato del singolo bipolo. Questa si chiama anche rappresentazione su base corrente, o anche detta controllata in corrente, nel senso che la corrente è la variabile indipendente, quindi impressa, mentre la tensione è la variabile di uscita. Quindi voi ragionate imponendo le correnti e cercando le tensioni, ecco perché si chiama rappresentazione controllata in corrente. Ok? Poi vedremo nel dettaglio cosa significano questi coefficienti. Accanto alla rappresentazione R esiste la rappresentazione G. La matrice G, cos'è la matrice G? È la matrice che viene fuori quando noi invertiamo il ruolo tra tensioni e correnti, cioè vogliamo caratterizzare
questo doppio bipolo conoscendo le tensioni e ricavandoci le correnti. Qual è il legame tra corrente e tensione in questo caso? Coinvolge le conduttanze, cioè gli inversi delle resistenze. E quindi, come per il caso precedente, scrivo questo sistema di due equazioni che dal punto di vista matriciale sarà vettore delle correnti uguale matrice delle conduttanze moltiplicato per il vettore delle tensioni. Dove ovviamente, cosa noterò? Che il legame che c'è adesso tra la matrice delle conduttanze e quelle delle resistenze è un legame di inversione. L'una sarà l'inversa dell'altra, ovviamente. Chiaro, nel momento in cui la R si riduce a uno scalare, perché state studiando un bipolo, allora G uguale 1 su R. In generale G uguale a R meno 1, o se volete R uguale a G meno 1. Quindi possiamo passare da una caratterizzazione su base corrente, matrice delle resistenze, ad una su base tensione, matrice delle conduttanze, semplicemente invertendo la matrice che stiamo studiando. Tra l'altro una 2x2, quindi l'inversa si fa facilmente. Bene, concludo la carrellata delle possibili, in realtà ce ne sono anche altre, ma quelle che vi presenterò oggi, le caratterizzazioni che vi presento oggi, oltre all'RG c'è anche la caratterizzazione cosiddetta ibrida, matrice H, ce ne sono due, ve ne faccio vedere una, ma l'altra poi è conseguenza di questa. Immaginate di voler esprimere la corrente I1 in funzione della tensione V1, ma della corrente I2. E la tensione V2 in funzione della tensione V1 e della corrente. I due, cioè in altre parole, nella caratterizzazione ibrida voi prendete come variabile indipendente una corrente da una parte ed una tensione dall'altra parte. Quindi non avete due correnti oppure due tensioni, ma un vettore di variabili indipendenti che è ibrido così come le variabili dipendenti. Ovviamente, mentre le prime due ve le ritrovate anche nel bipolo, la terza nel bipolo non esiste, perché nel bipolo avete una sola corrente, una sola tensione, quindi o esprimete la corrente in funzione della tensione o viceversa. Quindi la matrice ibrida H viene fuori quando le porte sono almeno due. Per ragioni che vedremo, in certi esercizi, in certi schemi, sarà più utile ragionare sulla matrice H che non sulle matrici RG. Dipende da cosa conoscete sostanzialmente. Immaginate di conoscere I1 e I2. Quando è che conoscete due correnti? Immaginate che in un circuito ci sono due generatori di corrente. Immaginate di voler calcolare la potenza erogata dai generatori. Cosa vi servirebbe? La tensione ai loro capi. Se il circuito collegato a quei due generatori fosse puramente resistivo e ne conoscessimo la matrice R, non dovremmo fare nessun calcolo. Perché? Basterebbe mettere le due correnti note qui, moltiplicare la matrice per queste correnti e otterremmo le tensioni. Se in un circuito avete un generatore di corrente e uno di tensione, qual è la rappresentazione più adatta? È proprio la ibrida, perché metteremmo qui la tensione nota impressa dal generatore indipendente, qui la corrente impressa dal generatore di corrente e troveremmo le altre due grandezze ai loro capi. Ecco perché si usa anche la ibrida, ma poi lo vedremo negli esercizi. Bene, questo finora non è altro che un po' di gioco di algebra,
ho semplicemente applicato una sovrapposizione degli effetti, se volete, sfruttando l'ipotesi di linearità. Se non è lineare il circuito, tutto questo non esiste. La linearità cosa significa? Significa questo: se io devo andarmi a calcolare il contributo sulla tensione delle correnti 1 e 2, la linearità mi dice che posso sovrapporre gli effetti, avrò un legame lineare dove le correnti interessate compaiono con la potenza prima moltiplicate per un coefficiente. Questo è tutto. Quindi non ho fatto nulla finora se non applicare il concetto di linearità. Cerchiamo di andare un po' più a fondo a capire cosa sono questi coefficienti, come si calcolano. Allora, chi è R11, chi è R12, chi è G11 e così via. E quindi, dal punto di vista poi pratico, come faremo a calcolarli questi coefficienti? Allora, ciascuno di questi coefficienti, proprio applicando la sovrapposizione degli effetti, verrà fuori facendo operare uno per volta le grandezze note. E quindi se voglio calcolare la matrice delle resistenze, vado a vedere chi è R11. Bene, R11 per definizione sarà il rapporto tra tensione corrente alla porta 1 quando la porta 2 è aperta, cioè è a vuoto. Perché se andate nella prima equazione, se ponete I2 uguale a 0, R11 è proprio il rapporto V1I1, ma è il rapporto tra tensione e corrente sulla stessa coppia di morsetti. E quindi che cos'è? È una resistenza equivalente. Cioè R11 è la resistenza equivalente del doppio bipolo, però in una condizione particolare, sapendo che qui I2 uguale a 0, quindi qui c'è un aperto. Una volta che abbiamo definito una condizione di carico finale, sappiamo che qui c'è un aperto, tutte le resistenze interne sapremo come semplificarle, serie paralleli, fino ad arrivare ad un unico resistore equivalente a qui, e quell'unico resistore equivalente sarà proprio R11. Ovviamente nel momento in cui io definisco una condizione, questo qui è un bipolo, non è più un doppio bipolo, ok? Io ho detto lì che cosa c'è. Il doppio bipolo è una configurazione con due porte di cui non sappiamo cosa ce ne facciamo, cioè non sappiamo chi sarà collegato alle porte. Nel momento in cui dico a questa porta è collegato X, Y, un bipolo, un corto, un aperto, quella porta cessa di essere una porta, diventa un ramo del circuito che posso trattare con le tecniche che conosco. Quindi quando io ho imposto la condizione, ho detto qui non c'è più niente, benissimo, allora tutto questo diventa un unico resistore, e quell'unico resistore è proprio R11. Poi questo vi sarà chiaro con i primi esempi che vi farò. Chi è R12? Scusatemi, quindi R11 in quanto resistore resistenza equivalente deve tra le altre cose essere per forza maggiore o uguale a zero. Perché? Per la passività. Si tratta di un resistore equivalente, quindi teoricamente io potrei cancellare tutto il doppio bipolo e metterci quel resistore. E siccome deve essere equivalente ad un doppio bipolo passivo, il resistore stesso deve essere passivo. E la condizione di passività implica che la sua resistenza debba essere positiva o al limite zero, ma mai negativa. Quindi questo è un primo vincolo su quella matrice. La matrice ha elementi in diagonale sempre positivi. Gli elementi fuori diagonale, R12, cosa rappresentano? Andiamo sempre a usare la prima equazione. Per definizione, questa è definizione chiaramente, per definizione sarà V1 diviso I2 quando I1 uguale a 0.
Quindi, se prima noi abbiamo ragionato su uno schema in cui la porta era la 1 e l'altra era aperta e quindi si riduceva un bipolo, io vi ricordo concettualmente cosa significa calcolarsi una resistenza equivalente. Significa supporre di conoscere la corrente I con 1 e andarsi a misurare la tensione e poi dividere per la corrente stessa. Questo significa caratterizzazione in corrente, cioè voi imponete le variabili indipendenti, I1 e I2, e vi ricavate quelle dipendenti. Come si impone una corrente nei nostri circuiti? Supponendo che ci sia un generatore noto, I con 1. Adesso qui, quindi la resistenza equivalente, se volete, quella che prima abbiamo chiamato R11, che cosa potrebbe anche essere? La resistenza equivalente vista da questo generatore. Stavolta R12 cosa rappresenta? È sempre un parametro che si misura in ohm, perché è sempre il rapporto tra tensione e corrente. Stavolta però non ha più l'interpretazione di una resistenza equivalente. Perché? Perché adesso voi dovete imporre la corrente al secondario, la porta 2, e andarvi a misurare una tensione a vuoto. Perché? Perché sulla porta 1 dovete imporre corrente nulla. Vedete? Quindi intanto non è più una resistenza equivalente, perché è il rapporto tra tensione presa da una parte e corrente presa da un'altra. Quindi si chiamerà coefficiente di resistenza, ma non è una resistenza equivalente. E come tale non è tenuta ad essere positiva. Potrà essere positiva, ma anche negativa. Questo dipenderà dai versi che avremo scelto, ok? È un coefficiente di accoppiamento tra porta 1 e porta 2, ci dice cosa fa la porta 1 sulla 2 e viceversa. Quindi se io metto l'ingresso su 2 mi vado a prendere l'uscita su 1 e viceversa la R21. La R21 non ve la disegno, prendete la seconda equazione, cosa sarà? Sarà il rapporto tra la tensione al secondario in aperto quando avete collegato al primario una corrente nota. Quindi il rapporto tra quella tensione e la corrente che andate ad alimentare. La tensione viene prelevata in condizioni di aperto. Quindi anche qui la condizione è definita. Questo schema qui non è equivalente a quello iniziale, perché in quello iniziale la I1 può essere qualsiasi, qui io sto imponendo che qui è come se avessimo collegato un circuito aperto. Quindi quella porta è chiusa, nel senso che è definito il carico che vi abbiamo collegato. Avendo definito il carico si può calcolare la tensione in modo univoco e quindi quella tensione ci darà, rispetto alla corrente che andiamo a imprimere, ci darà direttamente R21. Ovviamente se io mettessi direttamente la corrente, in questo caso I1 uguale a 1 ampere, e qui I2 uguale a 1 ampere, non sarebbe neanche da fare il rapporto, la tensione vi darebbe direttamente il valore della resistenza che state cercando. Bene, una proprietà fondamentale di questi doppi pivot resistivi, che non vi dimostrerò, ma che proviene da un principio che si chiama un risultato, un criterio di un principio di reciprocità dei resistori, è che queste matrici sono simmetriche, e cioè se andate a calcolare R12 ed R21, poi lo faremo in qualche esercizio per verificare questa proprietà, vi trovate lo stesso valore. R12 rappresenta il rapporto tra l'uscita ad una porta e l'ingresso all'altra porta, l'uscita presa dalla porta 1 e l'ingresso messo nella porta 2. Qui vi sto semplicemente dicendo che il rapporto uscita e ingresso è lo stesso se invertite le porte. Non ve lo dimostro, ma questo proviene dal fatto che un resistore non ha un suo verso intrinseco, non ha un morsetto diverso dall'altro. Se prendete un resistore e invertite i morsetti di inserzione non succede nulla, cosa che non è sempre vera. Prendete i generatori, non è così. Quindi la possibilità, voi avete
non avete nessuna direzione privilegiata, fatemi dire così. Questo tipo di comportamento in elettromagnetismo si, diciamo, indica con la reciprocità. Quando il sistema è reciproco, potete invertire ingresso e uscita. Quando non lo è, ad esempio, se avete un sistema che vi fa da amplificatore, è evidente che non è reciproco. Significa che amplifica in una certa direzione, ma non nella direzione opposta. Non potete scambiare ingresso e uscita. Ok? Bene. Ovviamente R22, non ve la disegno, avrà la stessa interpretazione di R11, cioè sarà la resistenza equivalente sulla porta 2 quando la porta 1 sarà stata collegata ad un aperto. Guardiamoci invece i parametri G. Cosa cambia? Cambia che nella caratterizzazione G la variabile di controllo è una tensione, quindi concettualmente noi cosa facciamo? Alimentiamo con due tensioni, V1 e V2, e vogliamo ricavare le due correnti. Chi è G11? Per definizione, se vado a prendermi la prima equazione, io calcolerò il parametro G11 come rapporto I1-V1 quando V2 è uguale a 0. E quindi che tipo di situazione devo andare a studiare? Questa. Una situazione in cui ho imposto una tensione V1 alla porta 1 ed ho spento il generatore V2. Stavolta il generatore è un generatore di tensione, quindi spegnere questo generatore significa che la porta 2 è stata chiusa stavolta su un corto. Quando caratterizzate la matrice G, le porte inattive sono chiuse in corto, perché è l'effetto dello spegnimento del generatore V2. Ok? Una volta che ho chiuso in corto, così come prima, avendo definito il carico sulla porta 2, in realtà tutto quello che vede il generatore 1 è un bipolo, non è più un doppio bipolo. E quindi, essendo un bipolo, ne potete fare la conduttanza equivalente. Serie, parallele, quello che vogliamo. Ridurci ad un'unica conduttanza ai capi del generatore V1. E quindi chi è G11? È proprio questa conduttanza equivalente. E come tale deve essere positiva, sempre per la passività. Quindi anche G11 deve essere maggiore o uguale a 0, come del resto G22, che ha la stessa interpretazione. Gli elementi in diagonale di queste matrici devono essere sempre positivi, perché sono interpretabili o come resistenze equivalenti ai capi di un generatore o come conduttanze equivalenti ai capi di un generatore. Ok? Conduttanze e resistenze equivalenti di una rete resistiva lineare passiva. Come tali devono garantirci la passività e quindi essere positive. Ok? Chi è l'elemento mutuo in questo caso? La G12, che anche in questo caso è uguale a G21, sempre per la stessa ragione, quindi anche la matrice G è simmetrica. L'elemento G12 per definizione sarà il rapporto corrente I1 tensione V2 quando la V1 è uguale a 0. E quindi qual è la condizione di definizione di questo coefficiente di mutua? È una condizione in cui stavolta la tensione applicata alla porta di uscita e la corrente viene letta sulla porta d'ingresso che viene posta in corto. Vedete? Quindi anche qui
si tratta di un coefficiente, non ha interpretazione di conduttanza equivalente, perché è il rapporto tra la corrente su una porta e la tensione su un'altra porta. Come tale non è tenuto ad essere positivo, potrebbe essere positivo o negativo, dipenderà dai versi. Ancora una volta G1,2 è uguale a G2,1, quindi la matrice è simmetrica. Ancora una volta c'è l'interpretazione di, se volete, funzione di trasferimento, cioè del coefficiente che moltiplica l'ingresso per ottenere l'uscita. L'ingresso viene posto in 2, l'uscita viene posta in 1. E l'uscita che cos'è? Mentre nella matrice R calcolavamo tensioni a vuoto, nella matrice G calcoliamo correnti di cortocircuito, un po' come Thevenin e Norton. Tipicamente queste sono le due grandezze che caratterizzano i circuiti elettrici. Quando poi studierete le macchine elettriche come trasformatori, motori, vedrete che anche lì torna il concetto della cosiddetta prova in cortocircuito, della prova a vuoto, perché sono i due estremi di funzionamento che ci consentono di estrarre i parametri del sistema. Chiudo e ci fermiamo senza farvi vedere gli schemi, ma andando a dare un'interpretazione anche alla matrice H. La matrice H, a differenza di RG, ha dei coefficienti che non hanno tutti la stessa dimensione. Mentre le G sono tutte conduttanze, ovviamente, le R sono tutte resistenze, quindi le G si misurano in Siemens, le R in Ohm, le H no. Perché? Perché H11 è un coefficiente che moltiplica una tensione per darci una corrente, quindi sarà una conduttanza. H12 moltiplica una corrente per darci una corrente, quindi H12 è adimensionale, è un numero. H21 uguale è un numero. E tra l'altro vi faccio osservare, non lo dimostreremo, che la matrice H è antisimmetrica. A differenza di RG, la H è antisimmetrica, quindi gli elementi in diagonale sono uguali in modulo ma opposti, fuori diagonale scusatemi, sono uguali in modulo ma opposti in segno. Continuiamo. H22 che cos'è? È un coefficiente che moltiplicata la corrente ci dà la tensione, quindi sono ohm, quindi Siemens, numero ohm. Ok? Come si calcola per esempio H11? Chi è H11? H11 è la conduttanza equivalente, quindi 1 su V1, alla porta 1 quando la porta 2 è aperta. Qui la conduttanza non è uguale a G12, perché G12 è sempre la conduttanza equivalente alla porta 1, ma quando la porta 2 è chiusa in corto. Qui la condizione è diversa. State leggendo sempre alla stessa coppia di morsetti, però nella G12 lasciate in corto il secondario, porta 2. Nella H12 invece lo lasciate aperto. Ci sono due condizioni di funzionamento diverse. Nella H12 chi è? Il rapporto tra due correnti stavolta. Quindi dovete prendere il doppio bipolo, alimentare con una corrente il secondario, quindi imprimere questo ingresso, una I2, e andarsi a calcolare la corrente di cortocircuito, perché V1 dovete spegnerlo. Quindi poi tutte queste cose le vedremo negli esercizi. Sostanzialmente quello che dovete fare è molto semplice. Se voi volete uno qualsiasi di questi coefficienti, dovete spegnere l'altro termine e fare il rapporto. Quindi se io voglio questo deve sparire, e faccio il rapporto tra questo e questo. Ok? Quando faccio sparire l'altro termine devo andare a guardare quale grandezza si è spenta. Quindi se è la V1 significa che la porta 1 andrà in corto, se è la I2 significa che la porta 2 la lasceremo in aperto, se è la V2 che spegneremo il generatore V2, quindi metteremo in corto la porta 2. Molto semplice, sono due addendi, dovete spegnere l'altro e fare il rapporto tra le grandezze che restano per ottenere il parametro che vi serve. Tutto questo ovviamente sarà molto più chiaro quando inizieremo a fare gli esercizi.